Allora, buonasera a tutti, grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo, grazie a tutti, un saluto a tutti gli impianti della nostra cooperativa. E vorrei ringraziare innanzitutto Marco Impagliazzo che ha accettato questo invito e che ci ha onorato della sua presenza. Ecco, Marco, hai il microfono spento. Ecco. Buonasera Angelo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Marco, grazie di cuore per averci dedicato questo tempo prezioso, anche perché so quanto impegno in queste ore proprio per ricordare questo straordinario anniversario. Quindi davvero grazie perché la tua presenza ci onora proprio anche per questo. E insieme a te, Marco, ci sono due amici carissimi, il mio vescovo, il vescovo della diocesi Tursi Lagonegro, Sua Eccellenza Monsignor Orofino, grazie dell'intervento. Ciao Angelo, Mio vescovo, buonasera. come sai, siamo lucani, l'Auxilium è nato in un piccolo paese che la Senise, e il vescovo è stato il nostro vice parroco quando eravamo bambini, quindi ci ha visto. giovane pure io. E insieme al nostro vescovo c'è un grande giornalista che voglio ringraziare in modo particolare, c'è Ignazio Ingrao, il vaticanista del TG1. Grazie, Oh, Ignazio. Angelo, grazie, ma se mi presenti così mi fai arrossire. No. Comunque, io saluto Sua Eccellenza e Grazie. poi il presidente Impagliazzo, mi fa piacere di vedere entrambi. Grazie a te. Peraltro stanotte ci hai tenuti incollati fino a tardi in televisione per un bellissimo, davvero bellissimo speciale che hai dedicato a Giovanni Paolo II. Quindi grazie per essere con noi. È uno speciale dove in diverse occasioni è intervenuto Andrea Riccardi, Marco. È un rapporto speciale, quello tra Giovanni Paolo II e la comunità di Sant'Egidio, un rapporto iniziato no, da lontano. Peraltro, a me viene sempre in mente una cosa, Marco: se esistesse una scuola della carità, una scuola che insegni la carità e la pace, Sant'Egidio sarebbe forse l'università d'eccellenza in questo al mondo, no? E quindi ci sono queste parole, ho visto che in qualche modo, almeno per come la vedo io, rendono molto vicina questa figura alla comunità il grande lavoro incessante per la pace e l'attenzione ai poveri. Ed è anche per questo che abbiamo scelto per questo dialogo una frase di Giovanni Paolo II che secondo me descrive molto. Ma non voglio rubare altro tempo perché vogliamo ascoltare te e gli altri ospiti. E quindi, Marco, ti vorrei chiedere proprio chi è Giovanni Paolo II? Chi è stato Giovanni Paolo II per te e per la comunità? Sì, io ti ringrazio molto anche per le parole che hai detto, così belle su di noi. Innanzitutto Giovanni Paolo II è stato il nostro vescovo, il mio vescovo, perché vivendo io a Roma, essendo un cristiano romano, il Papa è il mio vescovo e per noi di Sant'Egidio la figura del Papa ha sempre coinciso, almeno fin dall'inizio della nostra vita, con il vescovo. Il vescovo di Roma e il primo libro che Andrea Riccardi ha scritto sulla comunità si intitola proprio Sant'Egidio, Roma e il mondo, cioè non si può prescindere dalla comprensione di Sant'Egidio senza sapere che una comunità nata a Roma, radicata a Roma, in questa città che è non solo la capitale d'Italia, ma anche la capitale del cattolicesimo. Dove si fa memoria del martirio degli apostoli Pietro e Paolo e dove c'è la sede del vescovo di Roma che è il Papa. E quindi questo rapporto col nostro vescovo, con la Chiesa di Roma, con la Curia Romana e con tutto ciò che vive a Roma del cattolicesimo ha fatto sì che la comunità avesse sempre una grande estroversione internazionale. Perché la Chiesa resta l'ultima oggi internazionale nel nostro mondo. Dovunque si è cattolici, si è collegati, si è legati a un'unica comunità, il cui centro, diciamo almeno, non, uno de, il cui centro è Roma, non nel senso che
passa tutto qui, ma che tutti facciamo riferimento al martirio di Paolo, al martirio di Pietro e, a ciò, e al successore di Pietro, che è il Papa e il Vescovo di Roma. Quindi è stato un rapporto molto naturale, ma soprattutto, come Angelo sa, anche per motivi di una sua appartenenza, diciamo, spirituale, Giovanni Paolo II, arrivato a Roma, cercava i giovani, e lui si era reso conto che in questa diocesi i movimenti giovanili, non dico che erano morti, perché è dire troppo, anche perché qualcosa c'era, ma non venivano tanto alla luce. E quindi una delle sue opere da Vescovo di Roma, che poi è stata la sua grande, una delle sue grandi opere anche da Papa, è quello di far emergere il mondo giovanile cristiano, cattolico, e anche quindi quello legato ai movimenti, perché non dobbiamo nasconderci che la militanza nei movimenti, l'appartenenza di tanti giovani movimenti era un pochino secondarizzata fino a che non è arrivato lui. Ma come lui ha detto, io non posso comandare lo Spirito Santo, e quindi devo lasciar fare lo Spirito Santo, e ha vissuto e ha lavorato per incoraggiare i giovani, i movimenti, tutto il mondo del laicato, ma così come lui ha incoraggiato il mondo dei santuari, il mondo delle parrocchie, lui ha saputo tenere insieme nella Chiesa tutti questi aspetti che, non dico erano un po' concorrenziali, ma che non si parlavano, non si tenevano insieme, e ci ha insegnato a tutti quanti a rispettarci, a volerci bene gli uni con gli altri e a camminare tutti quanti insieme, parrocchie, movimenti, vita, diciamo, dei santuari, religiosità popolare e tutto quello, diciamo, che religiosi, religiose, tutto quello che fa parte appunto della vita della Chiesa. Grazie Marco. E ora, Eccellenza, Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II è stato il Papa della mia vita, perché nel 1978 ero seminarista, studente di teologia a Roma, Collegio Capranica, Università Gregoriana, ed eravamo lì, giovani studenti di teologia. Io avevo come professore di scrittura Carlo Maria Martini, di antropologia Alzeghi. Avevo i professori che tentavano di tradurre il Concilio Vaticano II nella teologia, Latourelle, Galò, vale a dire i nomi di quei professori che poi hanno orientato gli studi teologici per lungo tempo. E immediatamente così c'è stato un sussulto di gioia, anche perché immediatamente un mio carissimo amico Don Maurizio Ventura mi faceva vedere gli articoli che uscivano su Xeo di questo cardinale polacco di varia natura. Ho incontrato lui a Santa Maria Maggiore, perché noi seminaristi del Capranica avevamo il servizio liturgico a Santa Maria Maggiore. Venne il Papa e io ho servito la messa al Papa. E allora che il Papa ci invitò a colazione, per cui dopo alcuni giorni io e altri due amici seminaristi, quelli che servivamo quel giorno, dopo alcuni giorni siamo stati a colazione dal Papa. Da quel momento il Papa è stato sempre di più un punto di riferimento. Io sono stato ordinato nell'80 e nel 2004 sono stato ordinato vescovo, ordinato prete con Giovanni Paolo II Papa, ordinato vescovo con Giovanni Paolo II. Non solo, ma scelto da Giovanni Paolo II. Questa è la garanzia del mio episcopato, scelto da un santo per fare il vescovo nella Chiesa Cattolica. Dopo alcuni mesi poi, poveretto, è ritornato alla casa del padre. E ho partecipato ai funerali del Papa. Ero proprio a pochi metri dalla bara e ho potuto godere di quei fogli che andavano e venivano mossi dal vento. Sembrava proprio il movimento proprio dello spirito che aleggiava quel giorno lì, oltre che alle varie casule rosse nostre
che venivano mosse dal vento. Cosa dire di Giovanni Paolo II? Giovane prete, giovane seminarista, giovane vescovo, perché avevo 50 anni, quindi giovane vescovo, l'impressione era questa: di fronte a un uomo cambiato dalla grazia di Dio, non definibile, non schematizzabile, non racchiudibile in uno schema. Andavi per definirlo un po' tradizionalista e ti sorpassava a destra e arrivava a dire cose che tu non nemmeno immaginavi. Appena pensavi di essere, di catalogarlo progressista, immediatamente ti riportava all'origine, al fondamento. Nel senso che di fronte a quest'uomo noi giovani sacerdoti ci sentavamo sicuri, condotti, guidati, presi per mano. Le sue parole sono state veramente, come dire, la bussola per camminare, per operare, per insegnare. Ancora oggi ricordo proprio a che pagina, a che numero si trovano le parole fondamentali del suo ministero. Veramente una compagnia bella a noi, una compagnia bella alla Chiesa. Io penso che un tempo così forte, così sicuro, così baldanzoso, perché poi lui era anche così, era anche un attore, era l'uomo dalla dottrina forte, salda, ma era anche l'uomo dalle cose imprevedibili, però faceva sentire sicuri tutti, ed eravamo proprio orgogliosi di essere, diciamo così, i giovani di Giovanni Paolo II. Grazie. Grazie, Eccellenza. Ignazio. Ma certo, anzitutto un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Sicuramente il pontificato così lungo di Giovanni Paolo II, 27 anni, per alcuni di noi ha significato l'adolescenza e la maturità. E quindi io lo collego a tre date. Il 1986, la prima data, quando ci fu l'incontro di Assisi, di preghiera, per interreligioso di preghiera. Ricordo una giornata segnata anche dalla pioggia, in cui andammo in questa Assisi affollatissima, e fu la prima, diciamo, nozione, il primo sentire di una apertura universale alle altre religioni e il tema della pace, quando ancora c'era il muro di Berlino, quando ancora comunque c'era la guerra fredda, una cappa comunque di incertezza sull'Europa, e sentirci anche in questa realtà, in questo gruppo composito anche ecumenico, fu una grande scoperta. La seconda data è il 1987, quando ci fu la giornata della gioventù a Buenos Aires. Per carità, non è che vivevamo completamente chiusi al mondo a quell'epoca, però ecco, l'esperienza, all'epoca non c'era il progetto Erasmus, non c'erano, diciamo, tante occasioni, ma soprattutto anche a livello ecclesiale fu quella l'esperienza di sentire la Chiesa, il cattolicesimo, effettivamente come universale, cioè capire che c'erano ragazzi che arrivavano da tante parti del mondo e condividevano con noi determinati valori, determinate parole, e tornavamo a casa con una carica in più anche di impegno a livello di chiesa locale. Poi l'ultima data invece è il 2005, la malattia, diciamo i mesi finali, 2004-2005, e poi la morte, e quella grandissima emozione. Io già lavoravo come giornalista, e quella grandissima emozione di vedere una risposta corale, un senso di perdita da parte di tanta gente di fronte alla morte di Giovanni Paolo II, che però poi non si è tradotto in sentirsi orfani, perché poi grazie alla beatificazione, alla canonizzazione, in qualche modo ci è stato un po' restituita questa figura come anche punto di riferimento. Grazie Ignazio, e ad Ignazio chiederei, dato che fra poco ci lascerà perché c'è la riunione di redazione, una domanda per Marco e poi una domanda per il Vescovo prima di andare via. Ma Marco, chiederei, Giovanni Paolo II ci ha introdotto nel terzo millennio, questo lo sentiva quasi come un suo compito, una sua missione.
terzo millennio, che poi si è aperta con l'11 settembre del 2001 e quindi ha aperto il tema dello scontro delle civiltà e soprattutto poi del rapporto con l'Islam e poi il tema dell'accoglienza, che tema a cui insomma Auxilium è in qualche modo in prima linea. Ecco, io gli vorrei chiedere oggi, di fronte anche alle polemiche che continuiamo a vivere anche in questi giorni rispetto alla questione dell'accoglienza, del rapporto con l'Islam e delle altre religioni, che cosa ci insegna, cosa ci ha lasciato in eredità questa figura. Sì, grazie Ignazio. Hai fatto bene prima a ricordare tra i momenti che per te sono, diciamo, significativi di questo pontificato, lo è anche per me, il 27 ottobre 1986, la preghiera per la pace ad Assisi, quando il capo della Chiesa Cattolica invita, convoca, diciamo, tutti i leader delle grandi religioni mondiali per pregare per la pace. Il Papa aveva fatto già dei gesti, due in particolare prima di Assisi, che Ignazio ricorda bene. Uno, il viaggio in Marocco, visita nel mese di agosto appunto di quell'anno in Marocco, e grande discorso nello stadio di Casablanca ai giovani marocchini, un papa che parla ai giovani musulmani, ecco, un grande gesto. E poi la prima visita di un papa a un tempio ebraico, alla sinagoga di Roma, accolto da tutta la comunità romana, ma particolarmente da Rabbino Toaf. Quel Rabbino Toaf, che Angelo sa bene, è stato l'unico, assieme a Don Stanislao, ad essere ricordato nel suo testamento. Un papa che ricorda un rabbino nel testamento. È tra le pochissime figure, credo soltanto lui e il suo amato segretario Don Stanislao, oggi cardinale Giwitz. Il rapporto del papa con le altre religioni è stato un rapporto molto intenso, particolarmente con l'Islam. Ieri hai fatto vedere, non so, non mi ricordo se ieri c'erano le immagini della visita alla moschea degli Omayyadi, nello speciale, ecco, molto importante, insomma, a Damasco. Un papa che entra in una moschea dopo essere entrato in una sinagoga, il papa che in ogni incontro, in ogni viaggio che fa, incontra i responsabili delle religioni. Perché questo? Non per fare un'alleanza contro qualcuno, eccetera, ma per lavorare insieme per la pace. Ignazio Ingrao ha giustamente sottolineato: Assisi è durante la guerra fredda, e ancora sia c'era il rischio di una guerra nucleare, sia la retorica, diciamo, del pacifismo, della pace, era nelle mani dei paesi comunisti. Era una retorica, perché poi erano i primi ad armarsi, l'Unione Sovietica, conosciamo bene, insomma, tutti gli armamenti che poi sono stati appunto trovati successivamente al crollo dell'Unione Sovietica. Quindi in quel momento il Papa dice: no, il tema della pace è nel DNA del cristianesimo sicuramente, ma di ogni religione. Dobbiamo allora insieme non più pregare gli uni contro gli altri, perché il Papa sapeva che per secoli si è pregato gli uni contro gli altri, ma gli uni accanto agli altri, senza nessun sincretismo, ognuno secondo la sua fede, la sua tradizione religiosa, ma tutti per la pace. Una preghiera che si deve accompagnare anche alle azioni di pace. E quando io ricordo bene di averli incontrato dopo il crollo del muro di Berlino, lui mi disse a me, Andrea Riccardi: non abbiamo pregato in vano ad Assisi. Cioè lui aveva chiaro questo: ad Assisi non abbiamo pregato in vano. Ho finito. Ecco, eccellenza, metà del pontificato di Giovanni Paolo II è stata segnata dalla malattia, e la dà sua scelta poi di sostenere la malattia, anche di non sottrarsi ad essa e farla un messaggio, una testimonianza forte. Ecco, io vorrei chiederle proprio oggi, in questo periodo di sofferenza, di dolore per tanti, che cosa ci insegna rispetto a questo San Giovanni Paolo II. Papa Giovanni Paolo II ha sofferto tanto nella sua vita,
ma non ha mai ostentato la sofferenza. E non solo, ma ha sempre vissuto il suo ministero come se fosse tranquillo, non sofferente. Questo dice che la sofferenza è una delle circostanze della vita ed è la circostanza che il Signore offre in quel momento e che il Signore va servito in quella circostanza, ma va servito come se quella circostanza fosse, come dire, orientata ad altro, a molto di più. Cioè lui non ha mai ostentato la sofferenza, non ha mai mostrato oltremodo la sofferenza, no, ha fatto parte della sua vita. Ecco, in questo momento una religione più o meno consolatoria, più o meno pietistica, una religione tappabuchi, non serve a nessuno. Giovanni Paolo II ci ha insegnato che la fede è per la vita delle persone sempre e che nella vita delle persone c'è spazio pure per la sofferenza e che la sofferenza va vissuta come una circostanza per dire sì al Signore. Per cui questo tempo della pandemia, a mio parere, è stato esageratamente mostrato come, scusate il pasticcio della parola, ma come un mostro. Non è affatto vero, perché questo momento ha mostrato semplicemente quella che è la condizione dell'uomo, fragile, bisognoso, sempre. È chiaro che chi è agnostico e pagano, come la maggior parte delle persone oggi, è chiaro che di fronte a questa pandemia muore dalla paura. Muore dalla paura e non solo, e quasi quasi chiedono a noi di pregare, di raccomandare. Cioè, è una contraddizione. Cosa voglio dire? Oggi Giovanni Paolo II, a mio parere, continuava a fare il Papa tranquillo e avrebbe detto a noi: per piacere pregate, ma pregate per la vostra salvezza, per la salvezza delle anime. Facciamo missione, ovviamente nei modi possibili, però senza, come dire, ridurre tutto a pandemia. Cioè, in questo periodo sembra che non c'è altro che la pandemia. Ci siamo dimenticati persino diciamo, di Gesù presente realmente nell'Eucaristia. Cioè anche i nostri fedeli in questo periodo hanno paura, non ce la chiedono l'Eucaristia, non ce la chiedono l'Eucaristia. E un'altra cosa importante che se ne possa dire, perché il 26 di aprile ci ha fatto un po' arrabbiare il comunicato di Conte? Perché lì si è mostrata tutta l'irrilevanza sociale della Chiesa. Ma che a noi mica interessava celebrare un giorno prima, un giorno dopo, a noi interessa la vita delle persone e interessa la salute. Però noi non siamo importanti solo perché facciamo i pacchi per quelli che hanno fame e siamo stati solo noi a farli, noi della Caritas e noi i vari movimenti così. Ecco, allora, a mio parere in questo momento occorre ritornare al centro, occorre ritornare al fondamento e Giovanni Paolo II con la sua sofferenza, ma con tutte le sue disavventure, ha tenuto dritto al centro. Non ha mai dato troppo spazio a quelle che potevano essere le occasioni della vita. No, al centro c'era la vita. Ecco, il suo insegnamento morale era questo, perché altrimenti lo riduciamo a un po' di casistica e non è così. Io ho imparato questo. Questo era un uomo fondato antropologicamente sulla persona di Cristo. E questa è la chiave di lettura che poi alla fine tutto chiarifica. La prima enciclica, la Redendo Hominis, è tutta cristocentrica, ma per l'uomo. Quella è la chiave di lettura di tutto il suo pontificato, a mio parere. Così come poi la Nuova Millennium Unde come lo sguardo prospettico verso il futuro. Sono i due documenti che sono fondamentali per capire il suo ministero. Ignazio, grazie per queste domande. E grazie a voi. Grazie, mi dai lo spunto per collegarci, Marco, per collegarci, e così salutiamo Ignazio, ma facendogli vedere questo bel centro di Auxilium, visto che hai parlato di dolore, con un hospice.
un hospice che è il primo hospice che la Regione Puglia ha realizzato. Abbiamo vinto questa gara nel luglio scorso, abbiamo inaugurato a settembre e quando si trattava di dare il nome ci è stato chiesto a noi quale nome intendessimo dare. Abbiamo pensato un luogo del dolore com'è un hospice, abbiamo deciso di intitolarlo a Carol Wojtyla. La Regione Puglia, il Presidente Emiliano, tutta la Giunta all'unanimità ha accettato questa proposta e quindi ci colleghiamo, se ce li abbiamo presenti, con l'hospice Carol Wojtyla. Eccoli lì, li vedo. Buonasera. Ciao Michele. L'amore è la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano. Michele, raccontaci cosa fate e le domande. Michele, ci senti? Alessia, ci sento, no? Michele? No, non ci sentono, è il bello della diretta. Allora, Ignazio, prima di andare via, nell'attesa di ripristinare, ci fai un giro veloce ancora? Marco, io mi sono permesso di chiedere a Ignazio le domande perché non ero all'altezza, quindi... No, no, assolutamente. Ignazio si sta prendendo in giro. Infatti, esatto, questo ormai è evidente. No, Ignazio, lo sai. Come ha detto la settimana scorsa De Luca a Fazio, smettila di sfottere. No, esatto. No, l'altro tema sicuramente è il tema della carità e dell'impegno per i poveri, con i quali, come tu ricordavi, vi siete trovati presto in sintonia con Giovanni Paolo II. Quindi lo ha detto anche oggi Papa Francesco, il tema della giustizia, la giustizia e la carità in questo caso. Sì, devo dirti, ieri... Nel supplemento dell'Osservatore Romano, e c'era un bel supplemento che ancora sta su internet, eccetera, c'è una testimonianza del vescovo d'Arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, che era un nostro prete all'epoca e che incontrò proprio Giovanni Paolo in un campo rom nella zona est, della periferia est di Roma. E lui gli disse, e lì Monsignor Zuppi lo scrive nell'articolo, la carità deve essere più veloce della giustizia, che io trovo una parola, veramente una frase bellissima, perché lui diceva, pensando ai Rom che vivono tante ingiustizie, tanta marginalità, i bambini che non andavano a scuola, il fatto stesso che ancora esistano i campi Rom, ecco, lui dice, guarda, la giustizia va lenta, ma fate bene a essere qui, perché noi abbiamo delle scuole per i bambini Rom, scuole della pace, anche con i bambini italiani, i bambini stranieri e tutti insieme, e per evitare qualsiasi tipo di marginalità, però la carità deve andare più veloce. E io credo che questo lui l'ha sentito molto nell'incontro con Sant'Egidio, ma anche con tante realtà della carità, della Chiesa, con tanti ordini religiosi, che c'era questo problema di superare tante lentezze. Lui voleva andare, diciamo, toccare tante frontiere o tante periferie, come ci direbbe oggi Papa Francesco, toccarle con mano, come diceva giustamente il Vescovo Rufino, perché il centro è l'uomo. Ecco, il centro è l'uomo, quindi portare la carità cristiana, ma l'amicizia, l'amore, la parola e il sostegno. Sì, infatti anche in questo fu bellissima l'amicizia e il rapporto che lui ebbe con Madre Teresa di Calcutta, insomma, e quindi era proprio il segno, insomma. Assolutamente, si prendevano per mano, ti ricordi? Infatti. Sì. Le immagini delicatissime, stupende, che sono nel cuore, sì, di tutti. Grazie, ricordiamo un attimo il collegamento con il Carol Wojtyla di Minervino. Ecco, Michele, eccoci. Se velocemente ci racconti cosa fate, chi siete e poi le domande. Michele, no, allora andiamo ad Arese, dai, se non si sente
andiamo ad Arese. Michele, ci sei? No, allora andiamo ad Arese, proviamo Arese. La prova era andata benissimo, la diretta no. Ignazio, io ovviamente ti ringrazio. Ecco, grazie. Ignazio, grazie di cuore. Arrivederci, grazie. Grazie per quello che ci hai fatto, per le emozioni che ci hai regalato ieri sera. Grazie a voi. Arrivederci, ciao, grazie. Allora, Marco, eccellenza, siamo ad Arese. Ad Arese abbiamo una casa di riposo per sacerdoti salesiani che gestiamo da qualche anno. C'è con noi sulla destra, dietro le mascherine, vedo Michela Spennacchio, che è la responsabile di tutta l'area nord, Don Raffaele, l'assistente spirituale dei salesiani della casa, e Michele Sollo, il nostro infermiere, che peraltro è un grafico bellissimo, ci regala delle immagini bellissime. Io darei la parola a Don Raffaele, a padre Raffaele, ecco, così ci dice chi sono, cosa fanno, e una domanda. Siamo pronti? Sì, sì, ti sentiamo bene. Va bene, buongiorno a tutti. Da Arese sono 13 i salesiani anziani e malati che sono in questa comunità, alcuni da un po' di anni, e qui vicino a noi ce n'è uno che tra qualche mese compierà 100 anni, il signor Carlo Panetta, che è un coadiutore salesiano. Non parlerò ad alto livello come avete parlato voi fino adesso, scusatemi, ma io posso portare solo qualche piccolo ricordo personale, compreso uno che molti tanti salesiani non conoscono, ma che ha a che fare direttamente con Carlo Wojtyła Papa, e quindi con la Polonia. Come ricordi personali, io devo dire che ho portato i ragazzi due volte alle giornate mondiali della gioventù, a Santiago e a Częstochowa, quando potevo e quando lavoravo in quegli ambienti lì. Ho potuto celebrare di fianco lui nella cappella della Casa Apostolica una messa nel 2000, ho letto io il Vangelo, mi sono accorto venendo da Treviglio che avevo la stola uguale a quella del Papa che riportava il logo dell'anno santo. Una delle mie catechiste, di quando ero bambino al mio paese in provincia di Como, è diventata Suora di Maria bambina ed è finita ad essere una delle infermiere del Papa quando veniva portato, soprattutto dopo l'attentato, al Policlinico Gemelli. Suor Maria Luisa si chiama. Venendo invece alla mia vita salesiana, nel 2014 abbiamo fatto un pellegrinaggio in Polonia e al centro c'erano naturalmente le grandi cose che si vedono in Polonia, compresi i campi di concentramento, ma i punti di riferimento preciso anche sulla vita di Giovanni Paolo II. Ho celebrato così la messa al suo paese, a Wadowice. Siamo stati soprattutto dai salesiani di Cracovia e qui è nata questa conoscenza molto particolare. Nella parrocchia di Cracovia, il giovane Carol, che aveva sui 20 anni, studente lavoratore, frequentava la nostra parrocchia, San Stanislao Kostka, perché dove abitava lui distava 5 minuti a piedi da parrocchia. Purtroppo, con la guerra, i salesiani non c'erano quasi più. 11 sono stati deportati e uccisi nei campi di concentramento. Nella parrocchia sono rimasti 2 salesiani molto anziani, che secondo i tedeschi non davano particolarmente fastidio. E da questo punto di vista tutto il lavoro è finito sulle spalle dei laici, contattati dai sacerdoti dei 2 salesiani, ai quali hanno affidato soprattutto i giovani. Uno di questi laici in particolare, che si chiama Jan Tiranowski, era sarto. I suoi genitori gli avevano fatto fare gli studi di ragioneria per sistemarlo meglio, che so, un lavoro in banco come contabile. Ma lui aveva una vocazione spirituale all'isolamento in un certo senso, non frequentava molto la gente. Era un monaco in un certo senso che avrebbe preferito vivere di ora, legge et labora. Per cui ha rinunciato a fare il mestiere di contabile
ed ha aiutato il papà e il fratello minore in casa. La famiglia gestiva una sartoria, tutto sommato erano, potremmo definirli, una famiglia della classe media della città di Cracovia, e si accontentava di una vita cristiana tranquilla, anche se non era mai soddisfatto. Tant'è vero che chiede al parroco dei libri di spiritualità, e questo a un certo punto gli mette tra le mani niente meno che i libri di Santa Teresa d'Avila e di San Giovanni della Croce, che creano in lui una passione intensa e una vita spirituale sempre forte, però di questo stile, non tanto salesiano quanto piuttosto carmelitano. Di fatto però lo incaricano di fare il responsabile delle relazioni cattoliche, di coinvolgere i giovani, siamo nel 40-41, e con il suo stile di vita, che potremmo dire propriamente salesiano, ma molto forte, incomincia a contattare i ragazzi uno per uno e a coinvolgerli inizialmente in uno di quelli che si chiamavano i Rosari Viventi, con un'organizzazione ferrea. Sono decine e decine, più di centinaia di ragazzi che a poco frequentano. Anche Carlo viene coinvolto e inizialmente non gli piace questa esperienza, neanche un po'. Ci è voluto un po' di tempo perché la sposasse in pieno e diventasse uno dei leader di questo gruppo di giovani, al punto che lui stesso dirà: la mia vocazione sacerdotale è dovuta al contatto frequente, sistematico e assiduo con questo santo mistico, si può aggiungere tranquillamente così. Dai suoi la domanda, perché abbiamo altri collegamenti. Andiamo alla domanda. Ah, è chiaro che da questo stile di vita spirituale non propriamente salesiano, bisognava ricavare qualche cosa di interessante. 11 vocazioni, 6 religiose e 5 diocesane. Il problema è stato risolto, ma d'altra parte si capisce perché è in tempo di guerra, con contatti strettamente personali, anche se coinvolgevano centinaia di ragazzi dai 14 ai 25 anni. Quindi la sua animazione non era tipicamente l'animazione dei giovani a livello salesiano, parliamo di oratori, perché gli oratori erano stati tenuti chiusi dai nazisti, e astutamente i salesiani hanno trasformato gli oratori in club. Il gruppo dei chierichetti erano più di 100, il coro o i cori erano decine e decine, e continuavano sotto questo alibi qui a lavorare. Quindi questo tipo di animazione sotto traccia c'era, ma quello che conta era il contatto personale. È chiaro che probabilmente questo è un messaggio forte, perché il contatto di gruppi e di masse anche più o meno oceaniche può servire come base, ma probabilmente è molto più necessario, e questo lo lascio dire ai più esperti di me, un contatto personale, diretto, a livello proprio di vita spirituale e di formazione. Marco. Sì, no, grazie Nadia per questa testimonianza, perché in realtà ci aiuta a dire una cosa molto importante della formazione di voi dire. Lei ha citato Jan Tiranowski, che appunto è tutti quella parrocchia salesiana dove voi dire si appoggiava inizialmente. Tra l'altro volevo ricordare che in quella parrocchia sono stati quasi tutti prelevati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi hanno avuto, diciamo, delle sofferenze molto molto grandi. Ma questo incontro con Tiranowski ci dice qualcosa della spiritualità di Wojtyla, perché, come lei giustamente ha ricordato, lui faceva organizzare il Rosario Vivente con i giovani. E noi dobbiamo ricordarci che nel 2002, il 25esimo anniversario del pontificato, il Papa ha voluto rilanciare la pratica del rosario proprio in una lettera apostolica, definendolo un tesoro da riscoprire. Cioè, tutto quello che lui aveva imparato da ragazzo talmente era legato a questo Tiranowski e a quel gruppo di salesiani che poi gli avevano fatto leggere, conoscere la mistica di San Giovanni della Croce,
che vuol dire guastava per entrare in seminario e farsi carmelitano. Ma il suo arcivescovo, il principe Sapiea, perché era un principe, lo sconsigliò, gli disse no, fai il prete secolare, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, quello che lei ha raccontato non è soltanto una testimonianza, è un fatto molto molto importante che ci dice come è maturata la spiritualità del Papa, quindi con la devozione al Rosario, a Maria, ricordiamoci il Totus Tuus, no? Con la M nello stemma pontificio, che poi lui fece mettere dopo l'attentato, no? Fece mettere proprio in piazza San Pietro, l'ha ricordato ieri il Cardinale Re nell'intervista al Corriere della Sera, fece mettere sul Palazzo Apostolico perché tutti lo vedessero dopo l'attentato, avendo lui detto di essere stato salvato dalla Madonna di Fatima. Ecco, quindi la ringrazio tanto per questa sua testimonianza. Non è una domanda, Angelo, però in realtà ci dà l'occasione di spiegare quali sono gli aspetti della spiritualità di Wojtyła, quindi perché lui era così legato al Rosario. L'aveva imparato da questo Tiranowski, da Rosario Vivente. Perché la mistica, ecco, fa tutto parte della sua formazione. Grazie Marco. Eccellenza, a Michela, a tutti i ragazzi che stanno lavorando per Auxima Nord, va un grazie particolare, perché hanno vissuto 2 mesi da incubo, senza interruzione, giorno e notte. Abbiamo avuto tra i nostri ragazzi 15 ragazzi positivi, Michela, 15-16 ragazzi positivi, grazie a Dio ne sono usciti, insomma, veramente quello che hanno vissuto in Lombardia, tra Milano, Arese, Pessano, è qualcosa di incredibile. Quindi un grazie particolare. Angelo, è un grazie a cui mi aggiungo anche io. Volevo anche dire che Sant'Egidio, come sapete, fondata molto sulla preghiera, che è un po' la prima opera della nostra comunità, si è pregato ogni giorno, particolarmente per la fine del Covid, per tutti quelli che hanno sofferto, eccetera, ma particolarmente per voi che avete vissuto in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, ma in particolare la provincia di Milano, di Bergamo, dove voi siete adesso ad Arese, ma anche di Bergamo e di Brescia. Veramente grazie per quello che avete fatto e che il Signore vi protegga. Grazie Marco. Ora facciamo un volo e torniamo al sud e andiamo nella nostra diocesi. Andiamo dove? A Latronico? A Latronico, dove c'è? La colleghiamo? Carmen. Carmen, e vedo dietro il sindaco di Latronico. Carmen, cosa fate lì? Veramente grazie per quello che avete fatto. Carmen, dovete chiudere il telefonino, avete un telefonino acceso, c'è l'audio. Ora facciamo un volo e torniamo al sud e andiamo nella nostra diocesi. Andiamo dove? A Latronico? Alla Tronico, buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Buon pomeriggio, mi sentite? Bene. Innanzitutto volevamo ringraziare Angelo per averci dato la possibilità di partecipare a questo evento con questi illustri ospiti che salutiamo. L'ufficio di Latronico della cooperativa Auxilium coordina dal 2004 la commessa che riguarda l'assistenza domiciliare per i portatori di handicap, per i minori e un centro diurno. Quello che facciamo è di supportare le famiglie nella quotidianità, i bambini li supportiamo con supporto scolastico e con attività di socializzazione. All'interno del centro vengono svolte attività ludico-ricreative e di integrazione. Con me ho anche 2 educatrici che vi faccio salutare, che svolgono le attività pomeridiane con i ragazzi. Eccole. Inoltre abbiamo anche il sindaco del comune di Latronico, Fausto De Maria, alla quale lascio la parola. Buonasera, un saluto al presidente Chiorazzi, grazie. Un saluto al presidente Impagliazzo, che grazie proprio ad Angelo ci siamo conosciuti, e un saluto al nostro vescovo Rufino, che ci dice sempre belle parole.
Ne approfitto per ringraziare il Presidente Impagliazzi per il lavoro che ha svolto la comunità di Sant'Egidio, soprattutto in questi giorni, perché le persone che soffrono in questo periodo hanno sofferto ancora di più. Per fortuna c'è chi se ne è preso cura, questa è una cosa bella, anche perché noi comuni che abbiamo il padrone Sant'Egidio dobbiamo ringraziare la comunità, perché in 14 comuni in tutta Italia hanno fatto un protocollo d'intesa con la comunità di Sant'Egidio per ispirarsi ai principi della comunità di Sant'Egidio. Rinnovo, ma già il Presidente Impagliazzi e anche il Presidente Riccardi hanno già accettato l'invito ad avervi da noi al più presto per sancire fisicamente questa amicizia tra i paesi di Sant'Egidio e la comunità di Sant'Egidio. La domanda... Allora, la domanda, dato che io ho avuto anche io la fortuna di incontrare Papa Giovanni Paolo II a 20 anni, eravamo insieme e so che lui era molto legato ai giovani e infatti proprio quel giorno ci sollecitò. Io da un ragazzino dell'immagine, sappiamo che Papa Giovanni Paolo II era forte la sua forza comunicativa tramite l'immagine, il modo di come sapeva anche dire le cose, sapeva trasmetterli. Vi volevo chiedere, so che è una domanda difficilissima, secondo voi qual è stata la scena che più vi è rimasta impressa, che più è stata la più forte, facendo un hit parade, so che è molto difficile perché lui ha lasciato molte cose che a noi ci sono fermi, ma secondo voi qual è la parte più comunica, quella che ha avuto più è stata la più efficiente dal punto di vista comunicativo su quello che lui voleva trasmetterci? Marco, il microfono. Diciamo che grazie Sindaco, grazie per le tue parole. E vedo delle montagne dietro di te. Ma sono colorato, li facciamo vedere in vivo. Quelle di Senise. No, quelle del Vesco, il Pollino. E quindi, perché so che il Vescovo è un grande camminatore in montagna. Il Vescovo, aspettiamo te Andrea per una vacanza sul Pollino. Va bene, zona incontaminata. Ma quello che diceva il Sindaco De Maria è una domanda veramente difficilissima, Fausto, perché... A me hanno colpito tantissime cose, abbiamo ricordato poc'anzi con Ignazio Ingrao la giornata di Assisi e il Papa tra i leader religiosi, tutti quegli abiti, diciamo, dei leader religiosi così solenni, colorati, ognuno con la sua tradizione, con il Papa vestito di bianco in mezzo con sullo sfondo la Basilica di San Francesco, diciamo, quello è un'icona per me, ecco, più che un gesto, è l'icona del mondo di domani, diciamo, delle religioni e degli uomini e delle donne di ogni tradizione che lavorano insieme per la pace. Poi a me ha molto colpito, mi è rimasto molto nel cuore il suo ultimo appello, ormai non riusciva quasi più a parlare, stava appunto su quella sedia particolare che lui aveva perché non camminava più, quando fece l'appello per la pace in Iraq, per non fare la guerra in Iraq. Lì, quando lui chiese proprio ai giovani, io ho vissuto la guerra, so quali grandi dolori ha portato, non fate mai la guerra, lavorate per la pace, eccetera. Questo a me ha molto colpito. E poi ti devo dire, l'incontro con Gorbaciov che arriva in Vaticano pochi mesi dopo, nell'89, subito dopo la caduta del muro di Berlino, insomma, vedere Gorbaciov quasi come un bambino davanti al Papa, nel senso che il Papa, primo perché era a casa sua, ma secondo perché aveva vinto, perché spero Angelo diremo una parola dopo, anche se vedo che il tempo scorre, dobbiamo ricordare che questo è il Papa che ha promosso la più grande rivoluzione pacifica dell'epoca contemporanea, perché l'ultima rivoluzione, quella francese, 200 anni prima del 1989, è finita nel sangue e con la ghigliottina. Ci sono stati migliaia di morti. Questo Papa ha saputo guidare da lontano, tra l'altro, da Roma,
una rivoluzione pacifica nell'est Europa senza spargimento di sangue. E questo dobbiamo ricordarlo, certo, non è opera solo sua, ma lui è stato il grande regista, perché lui che cosa ha fatto? Ha dato forza e fiducia al suo popolo, questo popolo polacco, no, che è passato alla storia come Cristo tra le nazioni, sempre questa Polonia divisa tra russi, tedeschi, austriaci, asburgici, eccetera, che aveva poi invasa dalla Rosa Rossa, e poi prima ancora dal nazismo, eccetera. Quindi un popolo che poteva essere prostrato, a cui lui ha dato una grande fiducia, una grande forza, e che è stato in grado di resistere. Oggi quella parola solidarnosc, caro Angelo, tu che lavori come noi di Sant'Egidio con i più poveri, con la gente che sta male, oggi è l'unica parola che ci può salvare, perché come dice Papa Francesco, o remiamo insieme, cioè o siamo solidali o non ne usciamo da questa situazione. Il sindaco lo sa quali povertà oggi si stanno creando in tante città italiane, quindi ricordiamolo anche per questo. Io dico questo incontro con Gorbaciov perché in fondo è l'idea che si era compiuta finalmente una rivoluzione pacifica per la libertà. Grazie Marco. Eccellenza. Io saluto innanzitutto Carmen. Che è una partigiana proprio. Ciao Carmen. L'ho cresciuta Marco, non ti preoccupare. Sono stato il suo parroco. Bene, e poi saluto anche il signor sindaco. Io avrei due o tre cose da dire. Innanzitutto, quando prima ho tentato di non enfatizzare eccessivamente questo momento di sofferenza, è solo per dire che la sofferenza è dentro la vita e che la domanda è sulla vita. E dalla modalità con cui o dall'intensità con cui rispondiamo alla domanda della vita, viviamo anche la sofferenza. Ecco perché dentro la sofferenza c'è tutta una speranza. Ecco perché quel sacerdote che ha ceduto il macchinario che lo poteva salvare, si capisce solo così. È dentro una scelta di vita piena che la sofferenza può essere vissuta e capita. Ma è questo quello che il mondo non ha ancora capito, ecco perché il mondo rincorre la sofferenza, ma ecco perché i capi del mondo si litigano a causa della sofferenza o del vaccino, fanno a gara a chi può accaparrarsi il vaccino e ancora nemmeno c'è. Giusto per dire come è vero che la solidarietà è l'unica parola. Giovanni Paolo II aveva detto di globalizzare la solidarietà, che era la vera risposta al male del mondo. Così come Giovanni Paolo II ci aveva detto in un messaggio per la giornata mondiale della pace, che la pace ha il volto di chi la costruisce, il male ha il volto di chi lo compie. Cioè, questo dice, riferendomi anche all'intervento del padre di prima, questo dice che cosa? Che non solo la centralità dell'uomo, ma anche l'importanza della prossimità. La prossimità di Sant'Egidio o della Caritas italiana o della varia carità di noi cristiani, ma non solo, del volontariato in genere, nasce da un'impostazione della vita. Non nasce così casualmente. Allora la prossimità, ci ha ricordato Papa Francesco stamattina Papa Francesco, ricordando Giovanni Paolo II, ha detto che il fondamento della sua vita era la preghiera. Un uomo, un attivista come lui, fondato sulla preghiera, è una cosa mirabile, bella. Cioè la vera forza di Giovanni Paolo II era la sua fede, la preghiera. La prossimità sicuramente, e poi la giustizia piena. La giustizia piena che ci ricorda quella famosa frase del Concilio dove si dice che la giustizia viene prima della carità. E ecco tutta la rivoluzione della dottrina sociale della Chiesa portata da Giovanni Paolo II, quando nell'accendesimo Salus si dice che la dottrina sociale della Chiesa fa parte dell'opera di evangelizzazione. E Francesco stamattina ci ha detto che la prossimità per Giovanni Paolo II è il motivo della vera missione.
Qual è l'immagine che più mi ha colpito di Giovanni Paolo II? Quando l'ho visto con la tuta da sci in montagna. Sì, quella è l'immagine che dice che non ci troviamo di fronte a un devoto. Perché noi siamo abituati che quando pensiamo al Papa, al Vescovo, ai sacerdoti, pensiamo, eccetto Carmen che mi conosce bene, ma gli altri pensano che sia una persona devota, una persona pia, una persona umile. No! Lì io ho avuto la percezione per la prima volta che quello era un uomo a tutto tondo. Ed era un uomo, come diceva Repubblica allora, che aveva gli attributi per governare il mondo. Cioè aveva le caratteristiche per porre una presenza umana significativa. Ecco, dentro questa umanità piena, robusta e solida, dentro questa umanità c'è tutta la ricchezza della grazia di Dio. La grazia di Dio che, come dire, fortifica, corrobora veramente un'umanità piena. Ecco, io l'ho vissuto così, perché gli eventi sono talmente tanti, per cui uno farebbe torto a ricordarne qualcuno. Ma quell'immagine mi ha dato l'idea che la Chiesa era guidata da un uomo che amava la sua umanità e amava la sua umanità perché aveva incontrato Cristo. Non era un devoto, era un uomo cambiato dalla grazia di Dio. Grazie eccellenza. Ora vi chiederei però, dato che abbiamo proprio approfitto ancora di qualche minuto, perché abbiamo altri due impianti da salutare, e vedo collegato Giampaolo Mattei, vaticanista dell'Osservatore Romano, ha seguito Giovanni Paolo II, lo ha voluto con lui negli ultimi 8 anni in tutti i viaggi, se non sbaglio Giampaolo, e peraltro hai curato questo inserto dell'Osservatore molto molto bello, peraltro c'è un bellissimo intervento anche di Baglioni, stupendo, dedicato a Giovanni Paolo II, che è uscito ieri. Allora, prima di chiudere con una domanda di Giampaolo, io andrei a salutare gli ultimi due impianti. C'è Calvera, pronto? Calvera, restiamo ancora in Basilicata, Marco. Siamo alla prima casa, cioè all'inizio di Auxilium, una casa per pazienti psichiatrici. Dove abbiamo iniziato? C'è Alessia? Vedo? No, allora proviamo Minervino, se non c'è poi chiudiamo con Giampaolo, perché mi dispiace che le prove erano andate benissimo. Minervino, Calvera c'è, allora andiamo su Calvera. Calvera, eccoci. Calvera, Angela, eccoci. Velocissimo, ciao e una domanda. Buongiorno. Angela, ti vediamo. Vai. Vediamo. Niente. Oh, le prove sono. Angela, ci senti? No, prova Minervino. Proviamo di nuovo Minervino, se no chiudiamo. Michele, ci senti? Ecco. Vi sento benissimo. Voi mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo. Vai. Bene, buonasera e benvenuti in Puglia all'ospice di Minervino Karol Wojtyła. Tolgo l'immagine da me per farvi vedere subito una delle cose sorprendenti che è accaduta in questa casa. Questo è il dono di Papa Francesco, arrivato direttamente qui in Puglia nel nostro centro intitolato a Karol Wojtyła. Basterebbe solo questo per farvi capire l'eccezionalità di questo posto. Questo vi farò vedere un po', sarà un po' itinerante la nostra visita. Il nostro ospice è un moderno centro di cure palliative che è ubicato in Puglia, dove i pazienti terminali vengono accompagnati con un qualificato sostegno medico, psicologico e spirituale, perché possano vivere con dignità, confortati dalla vicinanza delle persone care. E voglio iniziare dal posto, dal cuore dell'ospice, dalla medicheria, dove c'è il nostro direttore sanitario, il nostro palliativista Franco Di Nardo, insieme a tutta l'equipe che poi vi presenterò. Ecco qui Franco. Buonasera a tutti, Angelo Chiarazzo, dottore. Ciao Franco. Allora, io dirigo da ottobre 2019 questo office, che lo considero una piccola comunità di Sant'Egidio, dove ci prendiamo cura delle persone fragili, della complessità. Allora, Papa Wojtyła mi ha accompagnato per oltre 27 anni. Io ricordo nel 78
quando iniziò il suo pontificato, che diceva non abbiate paura. Da quel momento in poi mi ha dato sempre la forza e il coraggio. Nel 2005 è stato un altro segno divino, quando lui moriva io mi cominciavo a occupare di cure palliative. Ancora mi ricordo la prima sedazione terminale che feci a una ragazza di 30 anni, mi turbò così tanto e mi generò dei dubbi, che la risposta la trovai nella sua enciclica Evangelium Vitae, dove diceva che le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata. A questo titolo quindi devono essere incoraggiate. Un altro segno divino: oggi è la fine del lockdown, cioè in occasione del centenario della sua nascita. Al dottor Impagliazzo chiedo: lei ha invitato il terzo settore ad una riflessione sulle vere motivazioni che spingono le persone a lavorare nel sociale, a capire quindi se esistono ancora o se piuttosto si parla ormai di un lavoro come un altro. Mi chiedo, alla luce della crisi sociale e politica del paese che sta attraversando, del poco impegno dei cattolici in politica, le ha auspicato che Roma chieda scusa ai poveri, ai Rom? Mi ha turbato molto la vicenda della signora Modesta Valenti. Le chiedo, ma i cattolici stanno facendo abbastanza per i poveri, per gli emarginati? La ringrazio molto innanzitutto per il suo lavoro. Complimenti per il centro dove siete, per l'hospice. Io credo che è una domanda molto importante. È una domanda che ci fa riflettere, la sua, perché nessun cattolico potrà mai dire di aver fatto abbastanza. Innanzitutto perché, come ci dice il Vangelo, siamo servi inutili, ma dobbiamo servire, dobbiamo lavorare, dobbiamo servire il prossimo e dobbiamo amare il prossimo. In secondo luogo perché negli ultimi anni abbiamo visto una certa burocratizzazione della carità. Me lo lasci dire anche davanti al Vescovo Rufino, con tutta la fraternità e con tutta l'amore che ho per la Chiesa e per tante espressioni del mondo cattolico. Però purtroppo è stata un po' separata, diciamo, il tema della carità è stato delegato ad alcune persone, ad alcune associazioni, alle Caritas, ai movimenti, ad alcuni movimenti che se ne occupano, eccetera. Ma la carità deve essere l'opera di ogni cristiano, deve essere l'opera di ogni cristiano e deve coinvolgerci personalmente e deve essere vissuta gratuitamente. Ecco, ci sono chiese nel nord Europa che vivono di carità ma pagati, e non è il caso di chi lavora come voi, naturalmente. Ecco, dico, dobbiamo sburocratizzare molto della carità e dobbiamo non farne soltanto l'attività di qualcuno, ma deve essere, diciamo, un servizio che ogni cristiano ha. Ogni cristiano dovrebbe avere per amico un povero, dovrebbe poter aiutare una persona che sta peggio di lui. Ecco, molti lo fanno, però stiamo attenti a non dire la carità è fatta solo da qualcuno. Dobbiamo ricordarci che deve essere l'opera di tutti. Marco, il primo ospite che abbiamo avuto all'hospice è stato un senza tetto. Per noi è stata davvero un'esperienza fortissima. Il secondo, purtroppo, una giovanissima ragazza che arrivava dal paese natale di Giovanni Paolo II. E per noi questi due esempi sono stati davvero emozionanti. Ma prima hai tirato in ballo il mio vescovo con un termine, la sburocratizzazione. Immagino che sfondi una porta aperta. Eccellente. No, ma è proprio così, sono totalmente d'accordo. Totalmente d'accordo con Marco, nel senso che la carità non è un compito strutturale, non è un'attività, no, è un pilastro della vita della Chiesa. Fede, speranza e carità sono le virtù di un cristiano, per cui fanno parte non delle cose da fare, ma della natura del cristiano, della sostanza del cristiano, dell'essenza del cristiano. Tant'è vero che
solo nell'età moderna sono sorte queste organizzazioni governative o non governative di volontariato, e normalmente rendono difficile la cura delle persone. Invece nei nostri paesi la prossimità della chiesa nel vicinato, cioè nei piccoli gruppi, quella è la carità vera. Ma tanto è vero che la Caritas ha come preminente compito quello educativo, non quello di dare i servizi. Cioè, se noi andiamo a leggere lo statuto della Caritas italiana, non parla di fare tutte le organizzazioni che c'è adesso con quanta dipendenza. No, dice invece che ha il compito di educare, di aiutare il popolo cristiano a vivere la dimensione della carità, che è una dimensione costitutiva della vita cristiana. Senza questa carità non c'è la comunità cristiana. Tant'è vero che quando definiamo la Chiesa, noi diciamo che è il mistero di comunione, e la comunione è la carità vissuta. Ma non solo, lo diciamo di Dio: Dio è amore, Dio è carità, l'inno alla carità di San Paolo. Se tu togli carità e metti Gesù Cristo, puoi dirlo benissimo. Ecco, Papa Benedetto, Deus Caritas Est, ci dice che il voto della carità è quello di Cristo. Ecco perché questa deriva volontaristica anche nella vita della Chiesa non promette bene. Non promette bene, perché ci stiamo troppo confondendo con qualsiasi azione di volontariato. Ricordiamocelo questo. E adesso non conviene andare troppo avanti su questo discorso, però sono totalmente d'accordo con Impagliazzi. La carità dice gratuità, dice amore, è qualcosa che scaturisce dal cuore, perché io guardo te, che sei mio fratello nella fede, vedo che hai bisogno e ti aiuto. Tu guardi me e mi aiuti. Questo è l'amore reciproco, è inutile dire. Anche perché io ho bisogno di te e tu di me. Non so se è proprio così. Benissimo. Grazie. Vedo Michele che è entrato in una stanza. Velocissimo, Michele. Sì, allora adesso siamo entrati in una stanza dove vi presento una parte dello staff e vi presento anche un nostro ospite. Per noi tutti i nostri ospiti sono parte della nostra famiglia. Il primo ospite che vi presentiamo è Angelo. Sono Angelo, ospite dell'Hospice Carlo Wojtyła di Minervino Murge. Sono ospite dal 10 gennaio del 2020 e ancora una volta voglio ribadire tutto il mio ringraziamento all'equipe medica, infermieristica, a tutti, a tutta questa squadra che mi ha dato modo di riprendere la mia vita in mano, perché da solo ne sono convinto, ne sono certo, non ce l'avrei potuta fare. Grazie Angelo. Ora continuiamo con una parte del nostro staff e in particolar modo un saluto da parte di... Buonasera a tutti, mi chiamo Liliana, sono operatrice sociosanitaria e lavoro qui per l'Hospice e sono felice di far parte di questa grande famiglia. E poi c'è la nostra collega infermiera Annelisa che vuole fare una domanda al nostro presidente. Buonasera a tutti, sono Annelisa e sono un'infermiera che lavora con Auxilium al momento dell'apertura dell'Hospice. Volevo fare una domanda al presidente della comunità di Sant'Egidio. Caro Wojtyła e Madre Teresa sono stati due santi che hanno guidato e ispirato le mie scelte professionali. Secondo lei, quale è stato il tratto umano che maggiormente ha caratterizzato il pontificato del Papa? Bene. Grazie. Beh, il tratto umano è stato l'ascolto. Guarda, è stato il Papa, come rivelò, come ha detto Ratzinger una volta, il Cardinale Ratzinger una volta, che ha incontrato più persone al mondo. Perché con tutti i viaggi, con tutte le udienze, tutti i pranzi, che ha pranzi e cene con ospiti alla sua tavola. Quindi lei può immaginarsi quanta gente il Vescovo Rufino è stato, diceva, ammessa da lui. Io sono stato ammessa da lui, cioè voglio dire, per dire due che siamo qui, siamo stati nella sua cappella, anche Angelo, ecco, per tre su quattro.
Ecco, lei può immaginare quanta gente ha incontrato Carol Wojtyła, ma il tratto che tutti noi ricordiamo è il suo ascolto, la sua attenzione alle persone. Poi naturalmente lui traeva le sue conclusioni, non è che lui ascoltava per dare solo ragione all'interlocutore, ascoltava e poi traeva le sue conclusioni, ma le direi l'ascolto, perché era un uomo in ascolto della parola di Dio, dei segni, diciamo, spirituali e delle persone, degli uomini e delle donne. Questo direi. Grazie Marco, grazie a tutti dell'Hospice, grazie Michele, grazie a tutti. Proviamo Calvera, proprio velocissimamente, perché è dove Auxilva ha iniziato. Quindi ci terrei a farvi vedere questa casa. Ecco Angela, ti senti? Ecco. Ciao, allora Angela, velocissima. A tutti. Ciao, io saluto il professore Marco Impagliuzzo, saluto il nostro vescovo Don Vincenzo Rofino, saluto te Angelo e grazie per averci dato questa opportunità. Noi siamo una struttura psichiatrica riabilitativa, Castello Vallina, e siamo qui da 21 anni e come hai detto tu è stata la prima commessa Auxilium, quindi Auxilium è nata con noi. Noi siamo nati con pazienti ex manicomiali dimessi dal manicomio Don Ugo di Potenza. E invece adesso c'è stato tutto un ricambio, abbiamo utenti provenienti dal territorio. All'interno della nostra struttura vengono svolte numerose attività, da quelle manuali, intellettive e soprattutto gite e pellegrinaggi. Infatti abbiamo fatto un sacco di pellegrinaggi, siamo stati con l'Unitarsi a Lourdes, San Giovanni Rotondo, abbiamo avuto due udienze con il Papa e non che l'anno scorso ad Assisi 3 giorni. Ma tutto questo sempre tenendo fede a quell'insegnamento che ci ha lasciato San Giovanni Paolo II, quando diceva aprite le porte a Cristo e non abbiate paura, non abbiate paura, specialmente non aver paura in questo periodo in cui siamo in un tempo segnato da tante paure, chiusure, violenze. Quindi a questo proposito voglio fare al professore Marco Impagliuzzo una domanda che è stata organizzata dalla nostra ospite Lucia Corrado. Ciao Lucia! Ciao! Preferisco leggere perché so che mi emoziono. Facendo nostra una delle tantissime citazioni di San Giovanni Paolo II, tutto può cambiare, dipende da ciascuno di noi. Le vogliamo chiedere, certo, tutto può cambiare, basta volerlo, ma visti i pregiudizi e la poca attenzione che si riserva nei confronti del malato psichiatrico, come può cambiare tutto? Lo chiedo a lei, che leggendo del suo lungo operato abbiamo visto che si è occupato di problemi legati alla psichiatria, anche fuori Italia. Ci riferiamo alle strutture in Albania dove lei è andato. Grazie, sì, io credo che quello di Giovanni Paolo II è un grande auspicio. Lui che cosa dice? Tutto può cambiare, dipende da ciascuno di noi. E questa è la domanda che resta per ognuno, diciamo, di sapere che ognuno di noi è importante nel bene e nel male, come diceva prima anche il Vescovo. Quindi noi dobbiamo sempre lavorare per operare il bene e convincere gli altri che solo il bene può vincere e può creare una società migliore. È un richiamo alla responsabilità, cioè ogni uomo e ogni donna può fare tanto. E questo è quello che noi non ci stanchiamo di ripetere, quello che la Chiesa non si stanca di ripetere, la predicazione della parola di Dio. Questo richiamo alla responsabilità personale, che se è fondata sulla preghiera, come la vita di Giovanni Paolo II, come speriamo la vita di ciascuno di noi, potrà avere anche tanti successi che oggi non vediamo, perché noi dobbiamo continuare a lavorare, a sperare che domani anche cose, diciamo, che nel mondo della psichiatria purtroppo non funzionano, come lei giustamente diceva, potranno realizzarsi. Io quando vidi l'ospedale psichiatrico di Tirana mi misi a piangere, c'era da impazzire. E vedere oggi le stesse persone totalmente trasformate nelle nostre case famiglia lì sembra veramente un miracolo, il paradiso.
tutto è possibile a chi crede. Grazie Marco. Sua Eccellenza, quella casa la conosce benissimo e conosce ovviamente gli ospiti uno per uno. Io vedo alla tua sinistra, Angela, c'è Prospero. Elisa, c'è Prospero, oggi fa il compleanno, Eccellenza. Auguri! Auguri! Auguri Prospero! E Prospero è un pittore straordinario e vedo che dietro c'è uno dei suoi disegni. Mi hanno detto prima nella prova che l'ho fatto oggi. Elisa, riesci a inquadrarlo? Elisa, riesci a inquadrare il disegno? Ti vedi? Mi sentite? Sì, sì, ora ti sentiamo. Questo è un regalo realizzato da Prospero per il professore. Grazie Prospero, molto bello. Regalo di Prospero per il professore. Bellissimo. Grazie. Vai in Italia, noi ci verrà a trovare e te lo faremo trovare. Grazie, molto volentieri. Un suo regalo. Eccellenza. Grazie Prospero. Vuol dire che andrò a farmi visita. Va bene? Comunque nel mio studio conservo il dono ricevuto a Natale dalla tua comunità a Senise, ti ricordi? Dalla casa loro. Sì, sì. Ecco, va. Elisa, non so se puoi inquadrare tutti gli altri ragazzi che ci sono. Elisa, mi senti? Sì. Ecco, se riesci a fare Rosario, il nostro primo ospite. Ciao Rosario. Rosario è arrivato 21 anni fa da noi. E gli altri dove sono? Ce li fai salutare? Eccoli là. Eccoli lì, eh. Eccoli, bisogna stare fino davanti alla TV in diretta. Bene. Grazie Lisa. Grazie, auguri. Auguri. Siamo su Giampaolo. E allora, Giampaolo c'è? Giampaolo. È scomparso. Giampaolo, grazie. Grazie per esserti collegato con noi. Con Giampaolo ci lega un'amicizia e una passione, Atletica Vaticana. Allora Giampaolo, l'ultima domanda per i nostri ospiti la lascio a te. E poi proprio dopo l'ultima risposta ci sarà proprio l'ultimissima sorpresa. Un saluto da Mondo. No, Angelo, scusami, ma Giampaolo non deve fare una domanda, deve dirci lui. Lui deve dire il suo rapporto, questo sì. Deve dire lui. Siamo noi che facciamo la domanda a lui. Giampaolo, si vede che non sono un bravo giornalista. Ma nemmeno io. Vai, Giampaolo. No, innanzitutto grazie, mi scuso per il ritardo, ovviamente non avevo nulla da fare, ma volevo fare il prezioso e fare la star che arriva alla fine, ovviamente. Ci tenevo a fare questa cosa. E poi il saluto ovviamente a Sua Eccellenza, a Angelo, a Marco. Tu prima hai citato il numero speciale su Giovanni Paolo, hai citato Baglioni, ma prima di Baglioni, anche se non in ordine alfabetico, viene il signore che in questo momento è nel quadrante in alto a sinistra, con cui devo dire è facile chiedergli un contributo, perché la pubblicità dice ti piace vincere facile, no? Quindi già sai che andrà bene, quindi no, la cosa che a me colpiva molto delle testimonianze che ho sentito io è legata a Giovanni Paolo II. Io ho una figlia con sindrome di Down, a cui Giovanni Paolo II e Papa Benedetto, che aveva un cugino con sindrome di Down ucciso dai nazisti, questo andrebbe ripetuto più volte, soprattutto quando veniva accusato di essere nazista. Io ho un autografo suo bellissimo da Papa Emerito, in cui mi racconta la storia del cugino maggiore portato via, il figlio della sorella della mamma, quindi un parente molto diretto, un po' più grande di lui, che venne portato via dai nazisti e restituirono soltanto gli effetti personali, vestiti, se non ricordo male, un orologio o qualcosa del genere. E Giovanni Paolo II era molto, molto, molto legato, io qui parlo della mia testimonianza personale, a mia figlia, le mandava lì cioccolatini. E questa testimonianza che ho sentito adesso del vostro centro mi colpisce molto, e mi colpisce molto sapere come stanno vivendo queste persone la chiusura. Mia figlia è stata molto, molto più brava di me, ma questo non ci vuole nemmeno poi tanto. Si è reinventata un sistema non solo con la scuola, ma anche di vita meravigliosa. Lei rifiuta la mascherina perché la mascherina copre il sorriso e non ti fa ascoltare la voce, quindi molto più avanti, sicuramente. E non la indossa, quindi preferisce non uscire
parzialmente in questo momento pur di non vedere, perché non può vedere in faccia le persone e non può essere vista. Ecco, questa cosa a me ha colpito molto e mi incuriosiva sapere come le persone che vivono un disagio stanno vivendo questi momenti di chiusura. Posso dire una parola, Angelo? Certo, tocca. Sì, sì, no, dico, grazie Giampaolo. Io, prima di rispondere a Giampaolo, dico che realmente l'osservatore umano del professor Agnes, direttore, di cui io e Giampaolo siamo stati grandissimi amici e stimatori, e Giampaolo dovrebbe raccontare che cosa il professor Agnes disse dopo il giorno del funerale di Giovanni Paolo II, adesso dopo ce lo dice perché è una frase importantissima. Quell'osservatore romano lì è stato veramente la voce del Papa nel momento in cui non tutti questo Papa l'avevano capito, perché finora abbiamo detto giustamente cose positive, ma dobbiamo anche dire che Giovanni Paolo II né all'inizio né alla fine del suo pontificato è stato poi così amato. All'inizio perché nessuno capiva chi era. Il polacco, lo chiamavano il polacco, soprattutto in Italia, no? Non si riusciva a capire dopo 5 secoli un papa non italiano, le abitudini, ma poi alla fine la sua strenua battaglia per la pace. E io ricordo come l'osservatore ha dovuto lottare anche nella curia romana, no Giampaolo? Adesso non riveliamo segreti, ma nella curia romana che non aveva le stesse idee sempre di Giovanni Paolo II sul tema della pace a tutti i costi con l'Iraq per evitare la guerra del 2003. Ti rispondo, e quindi io sono molto amico di Giampaolo anche per questo, perché abbiamo lottato con Mario Agnes su questi temi, e ti rispondo alla domanda dicendo che tante persone in difficoltà soffrono la mancanza della fisicità dell'incontro. Quello che dicevi di tua figlia che non può sopportare la mascherina perché non vede il sorriso degli altri, ecco, alcuni ragazzi con disabilità che io conosco hanno sofferto, si sono reinventati una vita in questo tempo, con grande pazienza, sono degli eroi pure loro, ma la cosa che più ha sofferto è non poter abbracciare, non poter dare la mano, non poter dare un bacio, ecco, tutti quegli elementi, diciamo, della vita personale, della vita affettiva, affettuosa, ecco, sono stati veramente la grande mancanza di tante persone con disabilità che però sono le più sensibili, perché proprio chi ha problemi di relazione alla fine è il più sensibile e ama tantissimo la relazione. Questo è quello che io ho, la mia esperienza. Giampaolo, io invece, ecco, solo una cosa, per ovviamente in questa vicenda che abbiamo vissuto in questi 2 mesi, la differenza la fanno sempre delle persone. E nei nostri centri è andata bene perché, grazie a Dio, quelle persone che avete visto, Angela, Elisa, gli altri operatori, Maria, Eva, dall'altra parte all'hospice, ma davvero dovrei fare i nomi di ognuno, da chi si occupa delle pulizie al medico, hanno fatto miracoli. Nei nostri centri non sono mai mancati di DPI, per fortuna, e in questo devo anche ringraziare Marco, perché in un'occasione in cui davvero eravamo disperati, il giorno dopo non avremmo avuto il DPI in tutti gli impianti del centro Italia, ho chiamato Marco e Marco immediatamente mi ha risposto facendoci prendere in 2 occasioni 2.000 mascherine, che sono state un dono, Marco, in questo momento straordinario. Quindi abbiamo avuto anche questa fortuna, di questo ti ringrazio. Giampaolo, una domanda per il mio vescovo e poi l'ultimo saluto da un impianto. Ah, guarda, io devo prima rispondere a una cosa di Marco che ci tenevo. Lui citava una frase del professor Agnes che davvero riletta e risentita oggi, riletta oggi, fa impressione. Era il giorno delle esequie di San Giovanni Paolo II e c'era il grido di Santo Subito, questi milioni di giovani lì che era uno spettacolo della fede, spettacolo nel senso più bello del termine, ovviamente. E io tutto preso, cosa facciamo? Lui mi guarda sul sagrato e mi dice, mi perdonerete, sono un toscano di origine trentina e vivo a Roma, quindi mi perdonerete l'accento che non è quello, ma andrebbe fatto. Giamba, chi sto o diavolo ce lo fa pagare? Che io gli ho riconosciuto una santità incredibile. Chi sto o diavolo ce lo fa pagare? Cioè, chi sto, questa grande fede, il diavolo
al diavolo non è piaciuta questa cosa qua, vedere per giorni interi, per notti intere queste persone, questi giovani che andavano a pregare per vedere per un attimo il Papa. E a me questa cosa mi ha colpito, e lì per lì devo dire ho pensato male, dicendo ma guarda questo che va a pensare, cioè preso dal mio entusiasmo allora un po' più giovanile. E invece col passare del tempo mi sono reso conto di tante cose, l'ho trovata una chiave di lettura che molto forte, veramente sì, bella. E al Vescovo mi permetto di sempre partire dalla mia esperienza, perché poi alla fine io faccio il cronista, uno che sta in mezzo alla strada, e oggi per esempio ho sentito prima citavate la messa del Papa, sapete cosa ha colpito stamattina a me della messa del Papa? Che c'erano i poveri. Io sull'Osservatore Romano ho iniziato così l'articolo, il posto d'onore ce l'avevano i poveri, il cardinale Krajewski ha portato alcuni poveri, ma è normale che abbiano loro il posto d'onore se il Papa Francesco ricorda Papa Giovanni Paolo II, cioè è normale che stavano lì. E a me ha colpito un particolare, poi faccio la domanda, che due di loro, erano quattro se non sbaglio, la messa era davvero a ranghi ridotti per le varie limitazioni, hanno chiesto di confessarsi. Ecco, io che tento di essere cristiano da 55 anni e ancora non ci riesco, sono andato lì per servizio e ovviamente ho fatto la mia messa di routine, lo dico battendomi il petto. Loro mi hanno dato una lezione incredibile, e quando il sacerdote, adesso come facciamo? Loro hanno tranquillamente, mentre invece sono abituati, no, ci distanziamo a un metro, ci spostiamo, erano preparati anche a fare la confessione. A me questo mi ha insegnato ancora una volta tantissimo. E la domanda riguarda proprio l'atteggiamento di molti sacerdoti, di molti parroci, io con il mio ho avuto seri problemi, nei confronti delle persone con disabilità relazionale e intellettiva, che non è sempre quello corretto. Si potrebbe pensare, cioè ci sono delle linee guida, Suor Donatella per esempio ha fatto anche recentemente una bella, si potrebbe pensare in qualche maniera di inserire questo discorso un po', non so nemmeno io, non avevo preparato la domanda, però inserire un po' più anche nella formazione dei sacerdoti, perché alle volte è veramente agghiacciante e fa male un po' tutta la comunità, vedere che le persone con disabilità, soprattutto mentale, sono un po' così, ecco, trattate un po', messe un po' da una parte. Diciamo così, che è sempre difficile rapportarsi, cioè le relazioni sono veramente un grande dono, e non c'è un cliché, non c'è un metodo giusto, è un grande dono personale, ecco perché poi fra di noi siamo anche con caratteri diversi, con indole diverse, eccetera. Per cui relazionarsi è già difficile, bello, ma difficile. Relazionarsi con chi ha qualche problema è ancora più difficile, perché lo sperimentiamo. E, è chiaro che dal sacerdote ci aspettiamo sempre tutto e sempre il meglio di tutto. Noi abbiamo santi sacerdoti e tanti sacerdoti che hanno mostrato al mondo una relazione bella con il mondo della sofferenza, con il mondo della disabilità. E la Chiesa devo dire che ci tiene tantissimo. Guarda, io quando ero diacono, dal mio vescovo sono stato mandato a Biella, al Cottolengo, per 2 mesi. Siamo andati in 4. Io, caro Angelo, Don Biagio, Don Egidio Mattinata e Don Franco Lacanna. Solo uno era sacerdote, noi eravamo seminaristi o diaconi. Perché? Perché il vescovo mio di allora ci teneva. Io l'anno scorso ho mandato alcuni seminaristi al Cottolengo di Torino, dove c'è Don Carmine Arici che dirige tutto. Per dire che ce l'abbiamo come domanda, però l'esito non è scontato. L'esito non è scontato, come non è scontato che il sacerdote sia all'altezza anche della predicazione. Ma questo fa parte del limite umano, fa parte del limite di ognuno di noi. Cioè, ognuno di noi ha un punto debole oppure un suo punto forte, e sono quei carismi che il Signore ti dona e che tu sai accogliere e valorizzare. Mi permetto di dire così: non è una strategia che ci può salvare, né nemmeno una preparazione remota che ti può permettere di avere queste relazioni belle, sapendo però che la Chiesa ci tiene, tant'è vero che anche nell'ambito dell'ufficio di catechesi a Roma, la CEI,
c'è un ambito proprio per la disabilità. Non è facile, ecco, però non dipende, tra virgolette, dal mestiere, no, dipende proprio dal cuore della persona, ma anche dal limite della persona. Io non potevo mettere in conto, perché altrimenti possiamo ridurre uno schema. Fa parte della crescita personale di ognuno di noi. Grazie eccellenza. Allora, il saluto finale, Marco, lo facciamo da un luogo caro che tu hai visitato più volte, Mondo Migliore. Domenico, ci senti? Domenico, ci sei? Eccoci. Ecco. Mi sentite, Angelo? Sì, ti sentiamo. Allora, un saluto a tutti da Mondo Migliore, un saluto a Marco, Marco Impagliazzo, un saluto a sua eccellenza Signor Rofino, il vescovo anche della mia diocesi, sono anch'io della diocesi di Tursi Ragonegro, e un saluto a Giampaolo. Sono qui con i bambini di Mondo Migliore che hanno fatto un po' dei disegni su Giovanni Paolo II, e passo velocemente la parola ad Angelica, che vuole fare una domanda a Marco Impagliazzo. Buon pomeriggio a tutti. Dottor Impagliazzo, le volevo chiederle, Giovanni Paolo II fu un papa che ebbe molto a cuore il rispetto di tutti i credi religiosi. Secondo lei cosa sta dimenticando l'umanità quando risponde con astio e scherno al ritorno di Silvia con abiti diversi da quelli con cui la ricordavamo? Cosa avrebbe detto il Santo Padre in questa occasione? Io credo che avrebbe... Prima di rispondere dico solo che faccio scorrere sotto alcune domande che hanno scritto, le faccio scorrere, così leggendole nella vostra conclusione le tenete presenti. Vai Alessio. Io credo che il Papa avrebbe risposto come ha risposto il Cardinale Bassetti: è figlia nostra. Io penso che Cardinale Bassetti ha dato, lasciate stare Silvia Romana, è nostra figlia, quindi gli dobbiamo volere bene e tu pure, basta. Soprattutto a una persona che ha vissuto un'esperienza di così grande e grave sofferenza, lontana dai suoi cari, dalla famiglia, in condizioni che nemmeno possiamo immaginare, di caldo, di situazioni terribili, senza mai vedere una donna che per 18 mesi vede solo uomini, insomma. Ecco, è nostra figlia, direbbe questo, come ha detto Bassetti. Grazie dottor Impagliazzo. Angelo sei spento. Ecco, Francesco, Alessia, la fai vedere? Una nuova idea di santità come virtù non superiore, irraggiungibile, ma come la possibilità di incontrarla in un amico o in un vicino. E poi ho visto Marica. Vedo Shadi, vabbè, racconta la sua esperienza bellissima. Marica. Quanto l'esperienza socio-economica dei paesi di provenienza sia di Giovanni Paolo II che di Papa Francesco ha influito nella produzione delle loro encicliche? Sì, diciamo due domande. Una sulla santità, ma cioè io penso che Giovanni Paolo II è un po' fuori da ogni schema, nel senso che è un Papa... Noi dobbiamo sapere che lui ha vissuto un'esperienza di vita impressionante che nessuno di noi può immaginare, diciamo. Lui è nato in una Polonia che tornava a essere, che era da due anni era tornata a essere finalmente una nazione dopo secoli in cui era stata spartita, e poi ha conosciuto il nazismo, il lavoro forzato, sono stati portati via i suoi amici ebrei da scuola, e lui si considerava un sopravvissuto a questo livello, e poi il comunismo, e poi le privazioni delle libertà, insomma, ha avuto, è appena uscito, lo mostro qui con il Corriere della Sera, il suo ultimo libro, Memoria e Identità, che è un'intervista proprio sulla sua esperienza col fascismo, col nazismo, col comunismo, con una
introduzione di Ratzinger, una professione del professor Riccardi, che varrebbe la pena di comprare. Adesso non voglio fare pubblicità in vendita, però è in vendita tutta la settimana col Corriere della Sera, e qui uno vede la storia sua, diciamo, il suo rapporto con i totalitarismi, no, Gianpaolo? È un libro stupendo, Memoria d'Antico. E poi invece Papa Francesco ci ha aperto il tema dei santi della porta accanto, e lo sta ripetendo, l'ha detto, ha scritto su questo, e quindi noi ci dobbiamo rendere conto, è un modo diverso di guardare gli altri. Noi dobbiamo sempre guardare gli altri, come dice Gesù, togliendoci la trave dal nostro occhio e non stando a vedere la pagliuzza che è nell'occhio dell'altro. Se ci toglieremo la trave, ed è bello che il Vangelo ci dice la trave, cioè anche una cosa grossa, una cosa che sembra impossibile, un grande cambiamento può esserci nella nostra vita personale. Guardare e ascoltare gli altri in maniera diversa, apprezzandoli. Questo è un fatto tanto importante che Giovanni Paolo II ci ha insegnato. Io credo c'era molto, lui era il Papa, poteva tutto, era sopra di tutti, ma voleva incontrare, ascoltare tutti. La figlia di Giampaolo era una sua amica, ecco, voglio dire, cioè, è impressionante, ma è così. Poi mi si chiedeva, naturalmente ogni Papa porta con sé la sua cultura, la sua storia, Papa Francesco è tutt'altro mondo rispetto a Giovanni Paolo II, e quindi naturalmente anche nelle encicliche che scrivono questi papi tengono conto di tutta la dottrina, di tutta la tradizione della Chiesa, eccetera, però mettono del loro a partire dalla loro esperienza. Quindi è molto giusto la domanda, effettivamente è così. Io mi scuso che sono quasi proprio sul punto di dover andare. Grazie, e io affiderei le parole per ringraziarti per chiudere a Sua Eccellenza. Ah no, e noi che ringraziamo lui, Angelo. No, grazie a voi, grazie a voi. Io volevo dire solo due cose semplicissime e veloci. Giovanni Paolo II ci ha detto che la santità è la misura alta della vita ordinaria della Chiesa, dei cristiani. La misura alta della vita ordinaria, che si collega con quello che Francesco dice, i santi della porta accanto, i feriali, cioè, per cui la santità non è qualcosa di estraneo alla vita dell'uomo, è la vita dell'uomo, la vita dell'uomo è per la gloria di Dio. Detto questo, i papi che della mia vita sono tutti santi, è una meraviglia. Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, gli altri due sono vivi per fortuna, e quindi poi vediamo. Però la meraviglia è questa, che tutti tipi diversi, ma proprio mondi diversi, provenienze diverse, tutti santi. Questo dice la ricchezza e la bellezza della vita della Chiesa. Ecco perché anche Giampaolo, no? Voglio dire, guarda che dentro la vita della Chiesa c'è veramente di tutto. C'è lo splendore della verità, c'è anche lo splendore del mio limite, lo splendore del mio peccato, del mio tradimento, ma alla fine quella vita è splendente, è bella, è ragionevole. E Giovanni Paolo II una cosa ce l'ha insegnata a tutti noi, che essere cristiani è un'avventura straordinaria. Lì l'abbiamo percepito sempre, non ci siamo sentiti mai giudicati, sempre amati, sempre accolti. Io ricordo questo, che con lui io non mi sono sentito mai in minoranza, mai in difesa, ma sempre, sempre dentro una vita piacevole, bella, attraente, che era facile proporre. Il rapporto con i giovani la dice tutta, la dice lunga su questa cosa qui. Ecco, giusto per dire, era un'immagine bella della vita, direi pure così vincente della vita. Grazie Eccellenza, grazie Giampaolo. Marco, grazie davvero e scusa per il tempo. Abbiamo approfittato molto del tuo tempo. Grazie davvero. Un grande piacere per Giovanni Paolo questa. Grazie per tutto quello che fate. Un abbraccio a tua figlia. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.